Ciao a tutti! Allora, oggi video tag di cucina, così finalmente forse riesco a esprimere quello che penso. Perché sono tante le persone che mi richiedono sovente video di cucina. Dicono che sono molto brava a spiegare, che faccio delle ricette molto semplici, è vero, e adesso capirete il perché. E molti di voi pensano che per me sia molto bello cucinare. No! No, per niente. E quindi ho trovato questo tag molto carino. Allora, è stato ideato da Kiss Gibellina 72 insieme a Miss Jessie Makeup. Sono 10 domande e iniziamo subito. Allora, 1. Il piatto a cui non rinunceresti mai. Dunque, sicuramente la pasta. Proprio la pasta. Esattamente le mezze penne al sugo. Ok? Quelle per me è proprio difficile da rinunciare. Col tempo, col rallentare del metabolismo, eccetera, ho ridotto notevolmente le porzioni di pasta. Io prima la mangiavo tutti i giorni, adesso ovviamente ho dovuto diminuire notevolmente le quantitativi di pasta che mangio, ma resta un piatto al quale io non posso proprio rinunciare. Molto semplice, molto semplice. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarlo. Allora, 2. Qual è il piatto che ricorda la tua infanzia? Allora, il piatto che ricorda la mia infanzia sono i gli agnolotti, ok? Sono da noi, abbiamo i ravioli che sono quelli quadrati, ok? Gli agnolotti sono fatti come i tortellini, ma sono grandi, ok? Me lo ricordano in particolare quelli fatti con il ripieno di porri e patate, che sono proprio tipici della mia zona. Hanno un sapore particolare per me perché venivano fatti molto raramente, si facevano nel grande pranzo, no? Quindi pranzo di Natale, Pasqua, eccetera, se c'erano degli ospiti li faceva mia nonna e si alzava la mattina molto presto, magari alle 5, 5 e mezza per farli e averli pronti freschi per pranzo, e mia sorella scendeva ad aiutarla e anch'io volevo essere svegliata per scendere ad aiutarla. Raramente mi tiravano giù dal letto a quell'ora, io mi arrabbiavo tantissimo, però comunque scendevo molto presto quel giorno perché volevo andare a fare i ravioli con gli agnolotti con mia nonna, quindi questo è proprio un piatto che mi ricorda la mia infanzia, e buoni così, non li ho più mangiati. Vabbè. Dolce o salato, il tuo preferito? Ah, è difficile scegliere. Diciamo che tendenzialmente io sono più per il salato. Ok? Se devo scegliere tra un croissant e un pezzo di pizza, scelgo il pezzo di pizza. Però se c'è solo il croissant, io mangio il croissant senza grossi fastidi e problemi. Se non poi pentimenti, vabbè. Quali sono i 3 ingredienti che non possono mancare nel mio frigorifero? Allora, ci ho dovuto pensare un attimo e forse non li ho neanche trovati tutti e 3. Allora, beh, di sicuro il formaggio, in particolare il formaggio duro, il grana. Quello è sicuramente un ingrediente che utilizzo molto. Perché va a insaporire molto, moltissimo i piatti, quindi lo metto un po' dappertutto, per cui sicuramente quello è difficile che manchi nel mio frigorifero. Un altro ingrediente che è difficile che manchi sono le uova. Le uova un po' perché le faccio andare così, perché è una cosa molto veloce. E quindi io arrivo dall'una meno 10, mio marito arriva all'una a pranzo, quindi non sempre si riesce a preparare il giorno prima, per cui 2 uova sono facili e veloci da preparare. E poi comunque nelle cose normali che faccio, torta salata, polpette, eccetera, ci va l'uovo, quindi quella è un'altra cosa che difficilmente manca. La terza cosa, ci ho dovuto pensare un po', diciamo in generale affettati. Più prosciutto, direi, prosciutto cotto o comunque tacchino, queste cose qua, perché sono un'altra cosa molto veloce da mangiare, perché anche quello va a insaporire molto, e perché Nicola, il mio bimbo più grande che va a scuola, vuole tassativamente il toast nella merenda, e quindi quello c'è. Quindi diciamo che questi sono i 3 ingredienti fondamentalmente che ci sono. Tutte proteine, pensandoci bene. C'è anche sovente insalata e altre verdure, ma pensandoci bene, quelle che ci sono di più sono proteine. Va bene. Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi di più? Allora, la tentazione forte è stata quella di rispondere le forbici. Io mi sono trovata qualche giorno fa senza le forbici che io utilizzo qua in cucina, sembravo handicappata. Cioè, e apri un pacchetto, e apri quello, e senza le forbici, veramente io mi sentivo handicappata. Comunque diciamo che l'attrezzo di cucina probabilmente uso di più. Sono i cucchiaioni per girare, o un servizio, no, 2 o 3 della Tupperware,
che sono favolosi. Quelli in legno li utilizzavo fino a poco tempo fa, però sono un ricettacolo di germi, eccetera, per cui li stiamo andando man mano a sostituire con questi, perché comunque per girare, rimestare, eccetera, eccetera, quello è probabilmente l'attrezzo di cucina che viene usato di più. Se invece parliamo di elettrodomestici, voi sapete che io ho il Bimby o il forno microonde. Tra i due devo dire che probabilmente quello che uso di più è il microonde, perché quotidianamente, proprio quotidianamente, io per un motivo o per l'altro vado a usare il microonde. A che età hai cominciato a cucinare? Devo rispondere. Allora, ecco, adesso si può, il momento confessione. Allora, io ho cominciato a cucinare quando mi sono sposata, e io non mi sono sposata a 18 anni, neanche a 20, io mi sono sposata che avevo 30 anni. Essendo una persona che non ama particolarmente mangiare, di conseguenza non sono tentata da cucinare, quindi quando io vivevo da sola, con un piatto di pasta e un pezzo di formaggio, una foglia di insalata, io ero a posto. Quindi non ho mai dovuto imparare a cucinare, mancavano le cose, ma le spezie, per esempio, in casa mia non c'erano le spezie. Quando ho cominciato a frequentare il mio attuale marito, ho cominciato a fare qualche cosa, alcuni erano cavalli di battaglia, come per esempio il pollo al pepe verde. Le fettine di pollo al pepe verde sono un mio cavallo di battaglia che proponevo a tutti quelli che venivano a mangiare da me. Erano sempre persone diverse, devo sempre invitare persone diverse, perché perché sennò dovevo solo proporre quello. Poi man mano sono arrivati altri pezzettini e poi poco per volta ho imparato, però ancora adesso, a distanza di 14 anni, seguo la ricetta filo per segno, raramente mi scosto dalle ricette, perché mi manca ancora quell'abilità, quella capacità aggiustare. Ok? Di aggiustare. Quella capacità è una cosa che proprio mi manca, perché non mi interessa particolarmente. Cioè, io devo essere sincera, a me non piace cucinare, ok? Io lo faccio perché bisogna farlo. È più interessante cucinare quando ho degli amici a cena. Allora sì, perché vai a provare delle altre cose, ma per noi poi è sempre pranzo e cena, devi sempre fare cose, non puoi ripetere le stesse cose, devi fare cose diverse, però quello non ti mangia quello, quell'altro non ti mangia quell'altro, non hai voglia di cucinare 20 cose diverse, cioè, e a me non piace cucinare. Quindi voi sovente mi chiedete video di cucina, mi fa piacere, perché vuol dire che quelle quattro cose in croce che so fare hanno un buon successo, però notate che sono tutte cose veloci che non impegnano, cioè già mettere insieme quattro ingredienti per me è tanto, è sforzo, per cui ok, momento confessione finito, andiamo avanti. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? La pasta. No, vabbè, l'ultimo piatto che ho cucinato, ho fatto la torta salata, perché tassativamente, questo devo già averlo detto, non ne sono sicura, tassativamente a casa mia almeno una volta alla settimana va fatta la torta salata, e va fatta spinaci e ricotta, perché quello piccolo se ne mangia tre quarti e quindi la vuole, quindi tassativamente quella l'ho fatta ieri sera, perché io andavo via così gliel'ho lasciata a loro già pronta senza problemi. Descrivi un aggettivo, con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Necessità, noia e fatica. Ne ho detti tre, vorrei raggrupparli in uno solo, ma non ce la faccio. Va bene, con questo video tag in cui ho confessato quello che io penso realmente di cucinare, vi saluto e vi rimando al prossimo video, ma prima dovrei taggare qualcuno. Io ho pensato a chi taggare e vorrei che rispondesse a questo video tag Carmi, oddio non mi ricordo la fine del tuo nick, è un numero ma non me lo ricordo, lo scrivo ragazzi, perché lei è quella a cui io normalmente vado sul canale, su cui vado quando ho bisogno di trovare un dolce da fare in 4 nano minuti. Con lei veramente ti tira fuori delle cose deliziose che si fanno di una semplicità estrema, che si fanno davvero in fretta e che hanno davvero davvero grande successo. Quindi al di là del consigliarvi il canale, Carmen sei taggata, e a voi al prossimo video. Ciao!